Una delegazione di Più Europa abbiamo voluto visitare oggi il carcere di Regina Coeli nell'ambito dell'iniziativa lanciata da Nessuno Tocchi Caino, probabilmente l'istituto più sovraffollato d'Italia, che ha enormi problemi strutturali diciamo, per l'età dell'istituto, ma per un sovraffollamento che non lascia scampo, condizioni di detenzione davvero disumane con delle temperature insopportabili, letteralmente insopportabili. La disperazione di tanti detenuti è palpabile, la nostra presenza a testimoniare un impegno che continueremo a portare avanti all'interno delle istituzioni, nelle aule parlamentari, nelle commissioni, intanto a sostegno di ogni provvedimento deflattivo, a partire dalla proposta di liberazione anticipata speciale a prima firma di Roberto Giachetti che abbiamo sottoscritto. Ma poi le altre riforme strutturali che servono e che abbiamo avanzato in questa legislatura, che sono sul tavolo del governo, che però non si decide a fare nulla, dalla affettività in carcere all'istituzione delle case di reinserimento sociale per far uscire chi ha meno di un anno di pena da scontare, sono circa 8.000 in questo momento negli istituti penitenziari italiani, fino al numero chiuso. E poi la necessità di depenalizzare, di fare l'opposto di quello che fa il governo, creando nuovi reati, aumentando le pene che hanno portato a più di 400 al mese i nuovi ingressi in carcere. È necessario sbrigarsi, fare qualcosa subito. È un'emergenza, è una situazione al collasso. L'ultima volta che avevo visitato il carcere di Regina Coeli l'ho fatto accompagnando Marco Pannella 8-9 anni fa. La situazione, se possibile, oggi è ancora più pesante di quanto non fosse negli anni precedenti. Regina Coeli è il carcere che ha il record di sovraffollamento. Le condizioni che con il caldo si aggravano sono insostenibili. Noi oggi siamo venuti con una delegazione di Più Europa, con il segretario Maggi, anche a testimoniare il nostro impegno, anche parlamentare, in particolare per sostenere il disegno di legge presentato da onorevole Giachetti, con il supporto di Nessuno Tocchi Caino, con Rita Bernardini, che chiede semplicemente di intervenire sui meccanismi che già ci sono per la liberazione anticipata, aggiungendo qualche giorno di cosiddetta premialità. Ecco, io credo che chiunque di destra, di sinistra, buonista, cattivista, visitasse oggi il carcere di Regina Coeli capisce che il tema delle carceri non riguarda i carcerati, riguarda noi, riguarda il senso di civiltà, di amore per l'Italia che abbiamo o non abbiamo, perché no, non è tollerabile da nessun punto di vista che noi lasciamo queste persone, italiani e non italiani, in condizioni che non hanno i minimi requisiti della civiltà. Chi è condannato deve scontare la propria pena, questo non è in discussione. È in discussione il senso di civiltà. È stato detto un paio di secoli fa, forse anche di più, la civiltà di un paese la si misura dalla civiltà della vita nelle carceri e quelle italiane non sono civili. Noi legislatori, il governo, possiamo intervenire d'urgenza, quantomeno per decongestionare le carceri. Ci sono tanti detenuti che potrebbero scontare il fine della pena o a casa o con una liberazione anticipata. Sarebbe un gesto anche di responsabilità. Il governo, i legislatori, i governi sono responsabili di questa situazione. Abbiamo, credo, o dovremmo sentire il dovere di dare un segnale immediato. Tra i tanti decreti si faccia un decreto per alleggerire la pressione, del sovraffollamento delle carceri, a vantaggio dei detenuti, ma anche, se non soprattutto, a vantaggio di chi nelle carceri ci lavora, a partire dalla polizia penitenziaria.